Quindi Oh, preparare la Cristian, tu partita in ieri modo l'hai perfetto. presa, fratello? Che me l'hanno mandata al bot per prenderti per il culo quando stavano 1-0 per loro. Aspetta che te la faccio vedere. E poi l'hai presa invece. Ma io l'ho fatta live. Ah, l'hai fatta live? Quella lì, Io quella sono che hai detto entrato. di Lukaku secondo marcatore? Sì. Questa qua. Non la vedo io, dove la Aspetta, vedo? aspetta, aspetta. Alle 22:52 mi mancano questo, ho scritto Aia. C'era te. Ma devi sapere che il popolo della fucina, perché questi sono tutti fucinomani, è talmente ignorante che non sa nemmeno leggere l'orario, perché se vedi 21:55 io sono entrato dopo che la Roma ovviamente è andata sotto, se no non la trovavo. Però sono stupidi, Cazzo! sono Effettivamente. stupidi, lasciali vivere perché sono Chi stupidi. parla di ignoranza è un esperto in tal senso, Certo, ovvio. infatti. Ma io so che Sai cosa io no, sapevo. l'ignoranza si riconosce, capito? Sai cosa penso mentre questo uomo trangugia merendine? Io penso che il suo Merendina te le mangi te. Libero la chat. Io penso che il suo portaborse, che comunque del web ci capisce qualcosa, gli abbia suggerito qualche settimana fa, gli ha detto: visto che noi non ci caga nessuno e la Fucina è la squadra più seguita, devi attaccare la Fucina. Questo gli avrà suggerito il suo portaborse. E quindi lui adesso sta facendo ogni cosa che dice, adesso è passato dalle sue scommesse a dire che sono quelli della Fucina. Pensa un po' cosa è arrivato a pensare così. Teorie del complotto del peggior presidente della Lega. Appena vede Ma una io voce sulla volevo Fucina, sapere, vedo anche aspetta lui. che allora, un vai. attimo che devo far No, entrare Nidal e salutiamo Michi che non aveva tanto tempo. allora faccio entrare Nidal. Buonasera Nidal. Ciao, buonasera a tutti. E dobbiamo andare anche sul caso Maui. Allora, se dobbiamo salutare Michi, salutiamo Michi, che ci ha già fatto anche il pronostico sulla Michi, Juve e lo salutami ringraziamo. Rollo, Sì, Grazie che lo saluto, esce in vacanza per la bella vita. canzone Luca, devastante, grazie, grazie, Manfred, riferirò Matrix. Grazie, Forza Juve, ciao a tutti, un abbraccio. ciao Ciao, ciao. Michi, Grazie seguire se già mille. non lo fa anche lui. Grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. Comunque una cosa seria, Penguin, anche se vestito così è difficile dire una cosa seria, ma io dico, come mai io apprezzo le analisi che fai sul calcio, sulle partite, perché lì sembra che ne capisci, cioè la squadra, tu capisci i ruoli, le cose. Come mai quando invece fai tu la squadra sembra che non stai capendo un cazzo, prendi 7 punte, quello che non ti serve? Perché invece sei bravo nelle analisi? Non riesco a spiegarmi. Come fai a fare così schifo nella Gottlieb? Ma perché non pensi alla tua squadra? Perché sei ossessionato dalla Golden State? Hai questa ossessione, cioè sei proprio Ma ucciso. lo dice forse per Maui, per quello che è successo ieri su Maui, che è uscita la notizia di Maui alla Fucina e subito dopo segue un post dicendo che anche la Golden State sembra essersi buttata. Ma lei ride, Peggy, scusi, Se io fossi la Golden State, non si non può. penserei mai a uno come No, Maui tecnico in campo. posso dire una cosa? Io Certo. rido che Manfredi si professa come colui che ricerca i talenti nel mondo, ok? Poi alla fine della fiera è Maui che già sta lì, e Stojkovic che è l'amico di Zaccagnino, e siamo sempre alle solite. Dove sono Che vuol questi dire talenti? l'amico di Zacchigno, scusa? Che Come? vuol dire l'amico di Zacchigno? Non ho capito cosa c'entra che è un amico di Zacchigno. Chi ha portato Stojkovic alla Gottlieb? Dobbiamo dirla Che è un tutta. grande giocatore. Chi l'ha portato? È sicuramente non te. Ma come non io? Azzo, azzo! E qui si apre il vaso di Pandora, quindi è stato Zacchigno? Allora dimmi una cosa, Manfredi. Sei stato te a scoprire Stojkovic, a trovare il numero di Stojkovic e ad andare da Stojkovic a dire: ciao, mi presento, sono Manfredi e sono il primo a scriverti della Got League? Dimmi Ma che questo. cacchio vuol dire? È successo? Come Io succede? devi dire sì o no? No, no. È Fine. successo? Come succede a tutti i giocatori che vengono alla Got League? Che uno scrive: oh, ti faccio vedere sto profilo, ti interessa? Oh, ti faccio vedere sto profilo. Così, come Simoni, così è stato. Sarà Non andata così è. anche per Penguin. No, Penguin, vedi le altre squadre e dici: io le copio. Questo fa. Questo fa. E mi dispiace. Facciamo un passo indietro. Ma se io stavo parlando con Zacchigno, no?
c'era un motivo per cui io stavo parlando con Zacchino. Zacchino stava parlando con tutte le squadre tranne la Red Lock. Ok, quindi Penguin è stava trattando con tutti. Lo sei preso. Zacchino stava parlando con tutti, ma Penguin è tipo stronzo cattivo solo perché alla fine se l'è preso. Questo è il problema. No, tu sei stato più bravo degli altri a prendere Zacchino. Questo è il problema. Ti sei fatto sgamare adesso. Perché stavi parlando con Zacchino se il mercato era chiuso? Perché Zacchino è un VIP bravo, i VIP bravi non ce ne sono e non era contento i Redlock. Ah, però chiaro. se lo fa bene, poi è quello cattivo. Lo fate passare. Non hai detto che sei cattivo per Zacchino? Io non l'ho mai detto. Beh, un per po' l'hai detto. No, hai detto che è una merda, Zacchino hai detto no. Di peggio. Ma come no? Per Zacchino no. Vabbè, Zacchino dai. Posso dare un consiglio a Penguin? Prego. Piuttosto che spende 400-500 euro per comprarsi il rigore finale e perdere la partita piuttosto che pareggiarla, la prossima volta le conviene che da 400-500 euro al portiere avversario, così forse qualcosa è riuscito a fare di meglio, perché non l'ho vista la pensata del secolo. Vorrei sapere pure come l'hanno presa i suoi giocatori, che da un punto che l'hanno preso, che per voi è oro. Beh, lui quando lui in realtà dona gli abbonamenti, loro stanno sotto di uno. Aspetta, Pancio, voglio precisare. Gli abbonamenti donati per arrivare allo shootout finale, perché poi vedi, si va sempre a cambiare la realtà dei fatti, di come sono andate le cose. Gli abbonamenti finali non sono stati comprati da me, siamo andati a fare quello shootout per degli abbonamenti donati da qualcun altro. Io che ci tengo a questa lega, tu con un secondo nome, fatelo finire questa competizione, ho semplicemente innescato a livello marketing un meccanismo che ha spinto allora quindi ha innescato un meccanismo per perdere la partita piuttosto che pareggiarla. Augusto, questo è il tuo meccanismo. La genialità è questa. Augusto, nella vita si può vincere e si può perdere. L'importante è rischiare sempre. No, io credo che nella vita è meglio pareggiare che perdere. Perché quando non puoi vincere è meglio pareggiare. Infatti i pareggi li lasciamo alla Fucina, che pareggia con la Golden Stake senza fare un gol su azione, tutti shot out ve li lasciamo. Visto che si può vincere, si può perdere. La prossima vedi di vincerla, che ci serve se vincete. No. Infatti la prossima ti posso già scrivere qui nero su bianco che perdiamo, perché voi terzi non ma guarda che non è che lo devi scrivere, basta che continui a fare quello che hai fatto fino adesso, è uguale. Ma non è che ti devi impegnare a perdere, allora, basta che continui a fare quello comunque che devi ringraziare il regolamento che ha fatto la Lega, che gioca ancora ai playoff, perché senza ma l'era fatta apposta, dai. Ma per favore, regole, forse voi che siete della Fucina non lo sapete perché il vostro presidente è un po' arretrato. Esatto. Ma le regole si sanno prima di giocare una competizione. Ma dove? Complimenti a Penguin. Perché hai voluto buttare quella dignità che ti era rimasta? Nidal, una domanda. E lei è mai stato contattato da qualcuno dei due presidenti? Da me sì. Era sì, da entrambi. Come da entrambi? Ma Manfred lo dista anche in live. Sì, assolutamente. Lo sai qual è il punto, Pancio? Che io, a differenza di Manfredi, quando c'è qualità in un calciatore, non è che se sta in un'altra squadra lo disprezzo. Non è che se decide di andare da un'altra squadra io poi dico, ah no, questo è un infame, ah no, è una merda. Lancio le shitstorm contro i calciatori, faccio tutto la vittimella che ha subito il colpo tragico nella vita. No, Nidal è un grande giocatore. Io ti ho parlato, chissà, magari in futuro si incroceranno le nostre squadre, le nostre strade, lui con la mia squadra, però per il momento lui sta da un'altra parte e sicuramente quindi dare degli ignoranti ai tifosi di un'altra squadra invece va bene. Augusto, io non sto dando degli ignoranti. Loro sono ignoranti, cioè c'è una parola che volevo chiedere a Nidal. Tu sei arrivato adesso agli outsider, che ieri è uscita questa notizia di Maui. Tu sai qualcosa se rimarrà o vada via? Perché immagino ci rimarrai male. No, io purtroppo non so niente. Se dovesse andare via, sicuramente ci rimarrò male. Però non conosco ancora i componenti della squadra, li ho visti solamente nella scorsa giornata.
però non conosco ancora tutti i giocatori. Vanidal, ma scusami, ma invece, visto che tu ai Blancos dicevi di non avere spazio perché pensi di poter essere un titolare nella Goat League, non sa- cioè, secondo te non sarebbe meglio a non avere Maui, tra virgolette, per te? Ah, c'è un altro ruolo, no, lui. Ma poi sì, sì, sono due ruoli totalmente diversi. Ma sono due ruoli diversi, Manfredo. Ma... sono due ruoli diversi, però in ogni caso... Dai, c'ha ragione Penguin, Manfredi, lei non sa neanche... però tu poi metti loro lui... due insieme, più ma per tocchi, diventi molto offensivo. Non ma penso che lo puoi fare. Ma Nidal fa un difensore, ma... Io voglio fare una domanda a Nidal molto più competente. Non penso che lui voglia fare il difensore. Nidal, mi descrivi un po' il tuo ex allenatore? Cioè, come... per quale motivo sei andato via? Non ti trovavi bene con il tuo ex allenatore? Se ci puoi raccontare un po' com'è? No, allora, la prima giornata mi sono trovato, non dico bene perché è un parolone, discretamente. Poi dalla seconda disastro totale. Quindi... cioè, da quando hai dato Enerix praticamente? In che senso? Come mai è un disastro? Spiegaci, dici pure. Liberati. Vabbè, non gli fa parlare male, per favore, ciccione. Ma siamo a proprio seminare zizzania, è quello il loro messaggio. No, perdone, se c'è un cambio, uno che fa il giornalista chiede il perché ha cambiato, mi sembra una cosa ovvia. Poi non significa parlare male o parlare bene di uno, può di pure. Comunque dobbiamo andare. Vabbè, c'è la censura. Esatto. Anche no, dobbiamo... no, scusami, al volo volevo chiedere se si può dire il colpo chiuso dal suo portaborse durante la notte. No, non lo sa, forse Tengui lo sa. No, semplicemente io annuncio i colpi che chiudo io, e Ensuccio, se chiude delle trattative, è giusto che sia lui a prendersi il compito di annunciare. Ande parlate? No, è rispetto, Augusto, ha detto un'altra cosa, è inutile che tutte le... Ma voi sapete se lo sa chi è? Certo che lo so, ma è rispetto dei ruoli che si occupano, no? Perché pensavo in è un giocatore in attività? Non è un giocatore. Allora è un cantante, se ha preso Ensuccio è un cantante. Chi avete preso? Vabbè, chi mi manca la squadra vostra? Scusami, chi mi manca? Ma tanto lui caccia tutti adesso, non ha rispetto comunque, dei suoi giocatori. No, tra l'altro deve annunciare il mister, tra l'altro, Christian. Io vorrei sottolineare che alla Golden State mai nessuno è stato cacciato, a differenza di tante altre squadre. Vabbè, ha messo a fare il presidente, quindi l'ha cacciato al campo, diciamo. Vabbè, Sabatini è stato cacciato, no? No, Sabatini c'è stata un'intesa. Di separare le nostre strade. Riprenda Sabatini, uomo adesso c'è un nuovo allenatore, hanno detto che l'annuncio è lunedì. Sì. Annunceremo lunedì il nostro nuovo mister. Ma è mai stato in Goat League? Mai stato in Goat League, allenatore vero, con patentino. Vero? Con patentino, pezza. Che può portare biciclette poi? No. Vabbè, gli outsider, tra l'altro, oggi alle 18 so che Maui dirà la sua scelta nel canale di Goat Insider, quindi spammate in chat. Maui è un esperto delle scelte. Sono uomini e donne, altre cose. Vabbè, ma lui ha fatto non promesso, il portatore è esperto. Allora perché io lui andò a corteggiare la sorella della NASA. No, quando para Penguin non li parate sopra perché non ha le cuffie. No, dico, l'importante è che una volta che annuncerà la sua scelta, poi uno ci manca male se dovesse cambiare idea, nel caso. Sai, quando uno dice, è chiaro, uno non ci rimane male. Comunque mi sono arrivate voci di chi sarà il tuo nuovo allenatore. Credo che hai fatto una bella scelta, perché io sono onesto. Quindi vincerai la prima partita e mi farai un favore, Pollo. Guarda un po'. Vincerai solo per farmi arrivare terzo. Bravo. Ma è Spadoni. Non sono stati questi gli accordi con la squadra. Però... Non lo dico, rispetto, lo diranno quando vogliono loro, ma è un grande allenatore. Vi devo dire che il Rosso mi ha contattato al riguardo, eh. Il Rosso? Per cosa? Per comparsa la partita? Abbiamo chiacchierato con il Rosso, c'è feeling, c'è intesa. Quindi sta comprando un'altra squadra, non ho capito. No, potrebbe farsi questo gemellaggio. No, ma io ho capito, siccome ha speso troppo, adesso deve un po' rientrare. No, secondo me lui punta a far diventare, tipo la Juve col Sassuolo, la cantera, la squadra del Rosso, li alleva lì.
poi quelli bravi li portano.